neanche per quest'anno. Direi, caro Babbo Natale, che potresti... Babbo! Ma non ti aspettavo così presto, cosa ci fai qua? Quest'anno ho deciso di iniziare in anticipo, mi porto avanti sulla tabella di marcia, ti ho portato già il tuo dono. Grazie! È bellissimo! Però non è quello che ti avevo chiesto. Ma come? Ragazzo mio, ti devi accontentare, c'è la crisi. Quest'anno ci passa questo il convento, non è che posso ogni volta pace nel mondo. Nuovo libro con le spade qua, aspetti, 2019 fatelo bastare, guarda, è bello, bello, tranquillo, al prossimo anno. No, allora, aspetta, visto che non mi hai parlato quello che ti ho chiesto e visto che adesso di questo gioco adesso ci dobbiamo fare un tutorial, stavolta le regole le spieghi tu. Dico a tutti che ti rubi i cioccolatini dal mio albero di Natale ogni anno. Guarda che lo so che sei tu. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo speciale episodio natalizio. Oggi qui con me abbiamo un ospite molto importante, ovvero salutate Babbo Natale, che si è gentilmente offerto di spiegarci le regole del gioco che andremo a vedere oggi. My name is Santa Claus. È un Babbo Natale un po' bevuto, però va bene, abbiamo tempo, dai, prima che ti scade il parchimetro della slitta. Dai. Sì, ho lasciato la slitta in doppia fila. Fa niente, si è messo le quattro frecce. No, ho lasciato Rudolf. Il cane e quattro frecce, ok. Dai, vediamo subito. Oggi vi portiamo un gioco molto speciale, un gioco adatto per l'occasione, ovvero, presentalo, lo presenti lei. Oggi parliamo del gioco di Natale. E cosa poteva mai essere oggi il gioco di Natale? Perché oggi cos'è? Ma non lo so, vedo l'albero, vedo il trenino, vedo i regali, direi che è Pasqua, però... Va bene, ci racconti un po' che gioco è? Questo gioco bellissimo, come dice qui, raccomandato da Babbo Natale, me medesimo. È un gioco bellissimo per tutta la famiglia, adatto a bambini, soprattutto, loro dicono dai 6 anni. Noi abbiamo giocato bambini di 4 anni, se la cavano alla grande. Perciò tranquillamente potete giocare. È un competitivo, non è cooperativo, da 2 a 4 giocatori. E vi racconterò un aneddoto di questo gioco. Questo gioco è stato trovato nel solaio di questa casa niente meno di 2 anni fa. La casa l'avevamo già acquistata da altri 4-5 anni. E così, sistemando il solaio, l'ho trovato. Tenuto sempre lì, abbiamo mai usato. L'altro giorno siamo andati ad aprirlo. Era addirittura incelofanato, è saltato fuori un paio d'anni fa, il giorno di Natale, e non l'ho comprato. Cioè ti crescono i giochi in casa, in soffitta, così. Che dicono che vuoi, Babbo Natale è arrivato. Beh ragazzi, con questa atmosfera magica che sto sentendo nel mio cuore, andiamo a vedere il gioco di Natale per proporvi un gioco che potrà allietare il vostro... Natale. Un bellissimo tabellone, molto colorato, logicamente è un gioco per bimbi, perciò i colori sono tutto. Un libretto molto esile, parliamo di 4 facciate. Compreso la schermata iniziale, le carte divise già per gruppo di giocatori con i medesimi tasselli di ogni giocatore. Questi tasselli cosa sono? Niente meno di regali e pedina. La pedina a questo giro è abbastanza bella, sembra una plastica rigida. Però devo dire che non sono niente male. E tutti i vari regali, plastica sempre. Abbiamo un Grinch, che in questo caso qui non lo chiamano Grinch, bensì Krampus. Non chiedetemi perché. Forse diritti di copyright, non lo so, può essere.
poi da montare, perché logicamente sennò la confezione è più grande che altro, l'alberello di Natale. Tanto lo sto già montando come dovreste dopo voi montarlo. Ciò state vedendo in anteprima come funziona. Vedete che qui in alto c'è uno spunzone. Questo spunzone non è niente meno che dovete mettere il vostro Krampus. E poi abbiamo un bellissimo dado. Bello grande, non è il solito dadino piccolino. Logicamente, ribadisco, è un gioco per bambini. Allora, prima cosa, vi dimostro subito le carte. Le carte sono divise in queste tipologie. Adesso ho fatto l'esempio del personaggio giallo. Le stesse carte le troverete negli altri colori. Le carte verranno smescolate, perciò è tutto dopo dato al caso, e girando la carta a inizio turno vedete che cosa dovete fare. Prima cosa, voi girate una carta e ci possono essere una di queste cose qui. Questo qui va in una casella a tua scelta di tutto il tabellone. Un dono in meno vuol dire, se c'è il pacco verde, che voi al giocatore verde togliete in qualsiasi parte del tabellone un regalo e lo mettete sotto l'albero. I regali messi sotto l'albero vi verranno restituiti quando voi non avete più nella vostra riserva, perché lo scopo è arrivare senza regali. Meno 1 al rosso vuol dire che gliene togliete uno al rosso. C'è anche il meno 1 al blu, che gliene togliete uno al blu, più un regalo. Voi di media in ogni casa potete lasciare massimo un regalo. Con questa carta fa sì che in quella casa potete lasciare 2 regali in quel turno. E poi c'è questo, che è molto utile, però può essere una doppio taglio. Più una mossa in più. Praticamente, se voi fate 3 col dado, vi muovete di 4. Il problema è che dovete arrivare col numero preciso. Perciò, se voi dovete arrivare alla vostra casa gialla per lasciare il dono, l'uno in più vi può danneggiare. Però ve la potete giostrare un pochettino, perché comunque le case sono dislocate nell'intero circondato. Allora, quindi l'obiettivo è quello di portare i doni alle case. Io medesimo purtroppo quest'anno non ce la faccio. Troppi problemi, troppe cose, ho bisogno di una mano, amici miei, ho bisogno di una mano, ho bisogno di altri Babbi Natale che mi diano una mano a consegnare questi doni, sennò poveri bambini. Infatti nel mio bellissimo gioco voi troverete 4 Babbi Natale. Chi vince? Chi è il più bravo? Chi è il più bravo ad aiutarmi? Chi consegnerà tutti e 4, tutti i miei doni? E fra questi sarà una sfida all'ultimo sangue fra i miei discepoli. Perciò, amici cari, confratelli, vi chiedo una mano. Aiutatemi. Trovatemi 4 persone disposte a lavorare da solo, non ce la faccio più. Prima di tutto giriamo la prima carta, queste si mescolano, vi faccio vedere perché è per bambini, cioè ricordatevi sempre, si mescolano bene così, non stringetele troppo, sembra una cosa banale ma io vedo un sacco di carte rotte, soprattutto in vari altri giochi. Girate la prima carta, va in una casa qualsiasi, perciò io vado qui. Al turno, e mi lascio un regalo, perché ogni turno voi potete lasciare direttamente un regalo quando arrivate nella casa col vostro colore. Fanno tutti gli altri il proprio turno, facciamo che si muovono, il rosso è finito qui, il blu facciamo che è finito qui, il verde è qui. Adesso, prossimo turno, giro la prossima carta, più una mossa, a questo punto si tira il dado. Tirate 2, vuol dire che mi muovo di 3. Nel caso che fosse venuto il Krampus, a quel punto togliamo da qui in alto e muoviamo il Krampus. Se è uscita questa carta qui, il Krampus si muoverà di un dado in più, cioè di un dado, di un numero in più. Lui si muove in standard di 2 per volta, di 2 case per volta. Se lui arriva su una casa dove c'è un dono, il proprietario della casa tira il dado. Numero vuol dire che tutti i doni in quella casa vengono portati via e messi sotto l'albero. Cioè sarebbero 3 doni? Perché è uscito un 3 dal dado? No, tutti i doni che ci sono nella casa, qualsiasi numero esca. Ah, e allora perché si tira il dado? Si tira il dado perché se per caso esce il Krampus,
a quel punto non si tolgono i doni. Ok. Cioè avete la possibilità che lui fallisca il suo intento. Non preoccupatevi, come dicevamo prima, i regali che sono sotto l'albero, dopo, quando voi finite la vostra riserva, vi verranno restituiti, perché voi dovete consegnare tutti i regali per vincere. Le carte non vanno messe sotto, perché sennò ogni volta sarebbe la stessa cosa, vanno fatte in un mazzo a parte, e quando l'avete finito vanno mescolate nuovamente e rinizia tutto il ciclo. E una volta consegnati tutti i doni, dovunque siete nel tabellone, dovete tirare il dado e arrivare all'albero. Non vi serve dire, per come è strutturato, che non dovete fare il numero preciso, perché ve la dovete andare dove vi pare e poi entrare. Perciò, qualsiasi numero, l'importante è logico, se siete qui, fate uno, andate qui, non avete vinto. Perché è importante questa cosa? Perché non è che quando li consegnate, perché voi potete sempre tirare il dado, è fuori il Krampus, a quel punto il vostro avversario lo muove, arriva su una vostra casella, tira, due, vi toglie il regalo, a quel punto voi avete un regalo ancora da consegnare, non potete in nessuna maniera andare in centro. E anche le mosse sono da casa a casa, ci sono tutte collegate a una stradina, la stradina sarebbe il numero di mosse che dovete fare. Questa è una, due, tre, non potete mai fare uno, due, tre, non potete tornare sui vostri passi. Questo è molto importante, e soprattutto non potete mai oltrepassare l'albero di Natale. Potete circoscriverlo, ma non potete saltarlo. Il gioco, come vedete, è molto semplice. Un po' di attenzione, i bambini si divertono. Con mia figlia abbiamo già fatto svariate partite. È logico, all'inizio dovete spiegargli che non sempre si può vincere e lasciare il proprio dono. Il gioco è tutto qui. Ripeto, è un gioco di Natale, adatto ai bambini soprattutto, ma fidatevi, anche i genitori si divertono, perché comunque dopo un po' anche il bambino ride, voi ridete, vi iniziate a divertire parecchio. Ricordatevi sempre, questo a Natale fa un gran figurone, perché lo sponsorizzo io, sono Babbo Natale. Bene ragazzi, come avete potuto vedere, questo era il gioco di Natale sponsorizzato da Babbo Natale! È un gioco che sicuramente piacerà ai vostri bambini, e vi divertirete sicuramente la sera di Natale, o comunque in questo periodo di natalizio. Diciamo, questo periodo è molto gettonato, è un bel gioco. Per mia sfortuna non lo conoscevo finché non l'ho trovato. Va bene, sì, ma è buona comunque come cosa, giustamente, meglio scoprire. È ancora in commercio, sì? Sì, tuttora tranquillamente reperibile. Il costo a sto giro non ve lo so dire, perché non stavo scherzando, l'ho veramente trovato in solaio, non è una battuta. Perciò non ne ho la più pallida idea, so solo che è ancora in commercio. A Pasqua, se fai apparire qualcosa, te lo prenoto, va bene. Quindi, noi ve lo consigliamo, è molto carino, molto semplice, appunto per il periodo natalizio è perfetto, per i bambini è perfetto, ma anche per gli adulti, come abbiamo detto, è molto divertente. Quindi, se riuscite a reperirlo da qualche parte... Con la famigliuola vi divertite parecchio. Total Board Game consiglia. Con questo episodio speciale natalizio, noi vi salutiamo, vi auguriamo buon Natale e buone feste. Ci vediamo all'anno prossimo, e come sempre, se vi siamo piaciuti, lasciateci un like, seguiteci su Facebook e su YouTube. Quindi vi salutiamo, auguri e buon anno. E adesso come ci mettiamo d'accordo per la serie dei cioccolatini? No! Sono miei! Sono miei!